Buonasera a tutti. Mi è stato dato questo compito di presentare la serata. Lo faccio con piacere. Innanzitutto vedo molti volti nuovi che si sono iscritti all'università e che sono presenti stasera. Però consentitemi, io nella mente ho anche il ricordo di tanti amici che non ci sono più. A cominciare dal primo presidente, Donato Verna. Grazie. Ma credetemi, nella mia mente ci sono anche tanti iscritti che ho conosciuto 15 anni fa, 20 anni fa. Beh, adesso loro ci controllano, o meglio, stanno con noi, partecipano alla nostra serata e penso che siano contenti. Il coro, se n'è andato il coro? Io aspetto che scendano, perciò dico qualche parola. Va bene, allora, io ringrazio i coristi, ringrazio anche il maestro Giovanni Di Vagno, poi magari lo conosceremo meglio, per chi non dovesse conoscerlo, e stiamo pronti a dare l'avvio alla serata. E come comincia la serata? Con il saluto del presidente, è giusto? Sono 25 anni che c'è l'Università Popolare della Terza Età a Conversano, attualmente il presidente Giovanni Sibilia. Giovanni, si è nascosto? Dove sta? Ah, oh, destra. Ah. Scusate se mi sfugge qualche parola in dialetto, eh? Ma comunque sembra non emozionato Giovanni, ma lo so io. È ugualmente emozionato. Beh, Giovanni, ricordo tutto per te. Faccio un bel respiro. Benvenuti a tutti. Sono onorato della presenza delle autorità, ovviamente in primis Sua Eccellenza il Vescovo. Stavamo un po' in apprensione circa la sua partecipazione oggi, perché è stato enormemente impegnato, il sindaco Giuseppe Lovascio, l'ex sindaco, si può dire, Pasquale Loiacono, i tanti docenti. Sono davvero contento, in particolare la giornata di oggi, voglio dire, in contemporanea, insieme all'inaugurazione dell'anno accademico, c'è anche un ricordo sui nostri 25 anni di storia associativa, e quindi sono arcicontento della presenza dei soci fondatori, che poi li chiameremo uno a uno, che altro, tutti i docenti dovrebbero stare, almeno i docenti della prima ora, quelli di 25 anni fa. Insomma, così un'anticipazione generale sui contenuti della serata. Bene, allora io ho preparato un testo, lo faccio perché mi è più congeniale, riesco meglio ad organizzare il discorso, e quindi cerco di non dimenticare nessuno, e già con queste quattro parole che ho detto a braccio mi immagino che avrò dimenticato chissà quante persone. Me ne scuso in anticipo. Gentili soci, ospiti, docenti, autorità. Oggi celebriamo un traguardo molto significativo, il 25° anniversario dell'Università Popolare della Terza Età. Credo che un quarto di secolo sia abbastanza per poter affermare, anche con orgoglio, di far parte di un'associazione radicata sul territorio e direi anche utile alla cittadinanza. Durante questi anni sono state erogate 20.000 ore di lezioni, organizzate conferenze, gite, esibizioni di coro, di teatro e tanto altro. L'evento di oggi ci offre l'occasione per riflettere, abbozzare un bilancio e rafforzare la consapevolezza del nostro valore. Frequento l'UPTE da 15 anni e, sebbene non siano pochi,
Per preparare questo evento ho dovuto integrare le mie conoscenze, ricostruendo la storia dei precedenti 11 anni, a me ignoti. Ciò mi ha offerto l'opportunità di studiare il percorso associativo fin dai primi passi. Ed è accaduto anche un qualcosa che ha stimolato un po' la mia fantasia. Vi dirò che mentre curiosavo qui e lì alla ricerca di un punto di partenza nei vari cassetti impolverati, mi sono imbattuto inaspettatamente in una cartellina contenente dei ritagli di giornali che parlavano di noi. Non nego che questi abbiano destato in me curiosità e attrazione. Così ho maturato l'idea che era giunto il momento di mostrare a tutti quei ritagli. Approfittando del momento propizio, mi sono messo all'opera, dedicando parte della mia estate 2023 e non solo, a cercare, leggere, catalogare, integrare attraverso ulteriori ricerche e redigere un libro che, sebbene non pretenda di descrivere in modo esaustivo il percorso della nostra straordinaria associazione, sicuramente consente di coglierne il sudore, l'impegno profuso per resistere 25 anni e poter concludere, parafrasando Vasco Rossi, con un bel "e già noi siamo ancora qua". Quali furono i giornali che corsero i nostri primi vagiti? La Gazzetta del Mezzogiorno, con un articolo di Antonio Galizia. Quindi l'Informatore, La Piazza, La Vipera, Il Gazzettino, Levante, La Repubblica. Confidiamocelo, finire sui giornali in un momento in cui i social non esistevano neppure nella più fervida immaginazione era motivo di grande soddisfazione. E oltre agli articoli di stampa, sulla scia dell'entusiasmo che questa ricerca mi infondeva, ho pensato di includere anche altre informazioni desunte dai verbali delle assemblee del direttivo e stralci di bilancio, in modo da attribuirne un valore aggiunto. Di seguito vi descrivo alcune utili informazioni storiche. La nostra associazione fu avviata nel 1999. 10 furono i soci fondatori, Donato Verna e Marisa Galgano, rispettivamente presidente e vicepresidente. Quindi i consiglieri Simone Cardascia, Pasquale D'Alessandro, Sante Giannetta, Giacomo Moliterno, Rita Righetti, Nicola Sportelli, Francesco Trovisi e Maria Volpe. Indubbiamente dobbiamo ringraziare questi 10 lungimiranti soci fondatori per aver dato vita alla nostra associazione. Diciamo pure che all'epoca ancora non esisteva un quadro legislativo di riferimento, ma in Italia, al sud come al nord, si erano già costituite realtà simili. I tempi erano maturi ed esisteva la Federuni, ovvero la Federazione Nazionale delle Università, già dal 1982, alla quale la nostra associazione aderì nel 2002, cioè 20 anni dopo. E Conversano, città ricca di scuole e notoriamente amante della cultura, non poteva rimanere insensibile ai richiami dei fondatori e a quelli dei bravi docenti che via via si aggregavano per condividere il loro sapere con i corsisti. Da allora, benché la mission è rimasta invariata, le esperienze formative e la composizione dei frequentanti, l'associazione è un pochino cambiata, come del resto è cambiata la nostra società, come siamo cambiati tutti noi. Le fotografie e i filmati dell'epoca raccontano un po' di quel come eravamo. Si percepiva tanta semplicità, compostezza e voglia di adattamento. Poteva anche succedere di organizzare degli eventi nella stessa piccola sala dove si svolgevano le lezioni. Non di rado commemorazioni e feste e ricorrenze finivano degustando pietanze che gli stessi corsisti preparavano a casa. Un cliché, se vogliamo, romantico,
ma oggi improponibile, anche in considerazione del numero degli iscritti, ma questa radice, associata a un convinto ed entusiastico impegno, rappresenta proprio quella parte positiva del nostro passato che ci ha permesso di proseguire ininterrottamente e di crescere. Disporre di una sede adeguata è sempre stata l'aspirazione che ci ha accompagnato. In principio le lezioni si tenevano nei locali dell'associazione con loro, grazie alla sensibilità del compianto dottor Giulio Gigante, oppure nelle aule, udite udite, della scuola media Forlani. E questo è riferito in un articolo di Antonio Galizia, appunto del 15 gennaio del 99, sulla Gazzetta del Mezzogiorno, e della scuola elementare del primo circolo. A volte si tenevano nella sala consigliare o in altri siti comunali, grazie alla sensibilità degli amministratori locali. Immagino l'impegno dell'allora presidente Donato Verna nel tessere la rete relazionale per ottenere i comodati per l'uso delle aule, necessari all'attuazione dell'offerta formativa. Tutto però era instabile, precario, e solo ora, finalmente, cominciamo ad intravedere una soluzione di tutto rispetto, di cui accenneremo meglio nel corso degli interventi successivi. Vorrei ricordare alcuni docenti pionieri del nostro percorso, presenti con loro impegno fin dai primi anni di attività. Quindi nel 1999 c'era il professor Gimino Veltri, inizialmente come docente, poi come consigliere, come poeta e subito dopo come ideatore e coordinatore del giornalino interno Libera Età. C'erano le professoresse Camilla Coletta, la moglie di Gimino Veltri, Margherita Marzano ed anche Tina Franchini e Mino Zancorini in qualità di collaboratori. Nel 2000 seguirono i professori Velia Tateo, Pasquale Omele, Linda Lopriore, Vito Labbate, Domenico Macchia, Mario Giannuzzi, Tina Sibilia e i dottori Antonio Fanizzi e Franco Macchia. Per una questione di sinteticità non posso citare tutti i docenti che si sono susseguiti, me ne scuso, ma è ovvio che a tutti loro va il nostro sentito ringraziamento. Dal 1999 al 2011, come detto, l'associazione è stata guidata dal compianto Donato Verna. Dal 2012 al 2017 dalla dottoressa Maria Pia Attanasio. Dal 2017 al 2020 dalla signora Maria Carrieri e dal 2021 dal sottoscritto. Ancora per esigenze di sinteticità non posso citare tutti i componenti del consiglio direttivo che si sono susseguiti. Segnalo che gli stessi sono elencati anno per anno nel libro commemorativo, di cui a breve ve lo faremo vedere, ecco. Ne consegneremo pure alcune copie. Più problematico è stato rintracciare i nominativi di tutti i docenti e degli iscritti. Spero in futuro di poter redigere un'apposita dispensa. Tuttavia vorrei esprimere qualche considerazione sull'offerta didattica. Intanto va detto che è sempre stata definita in base alla disponibilità dei docenti volontari e in base alle adesioni dei corsisti. Ci sono materie che resistono da 25 anni e materie che nascono, durano alcuni anni, poi si estinguono per esaurimento di interesse. In generale non c'è una forzatura da parte del direttivo nel favorire o penalizzare una materia anziché un'altra. Posso affermare che l'attuale offerta didattica, frutto di affinamenti continui, è davvero di buona qualità e adeguata alle aspettative dei frequentanti. La crescita continua degli iscritti ne dà atto. Vorrei segnalare un'altra considerazione che ha inciso sulla nostra crescita
e riguarda la quota di iscrizione annua, che è sempre stata relativamente contenuta grazie appunto al volontariato su cui l'associazione è basata. Ancora in tema di bilancio, vorrei adesso esprimere una mia personale opinione riguardo alle relazioni interpersonali che hanno caratterizzato la vita associativa. Nei 3 anni in cui ho operato nel ruolo di presidente, e considerando quanto desunto dalla ricerca storica effettuata per redigere il libro che oggi presentiamo, ho maturato la consapevolezza che portare avanti l'associazione è un compito gravoso e il relativo carico operativo e di coinvolgimento emotivo può essere ripartito solo con chi ha l'affezione necessaria, la presenza costante e la visione panoramica orientata alla risoluzione delle problematiche. Durante questi 25 anni, come in tutte le famiglie che si rispettano, sono successi contrasti, incomprensioni, ma forse è proprio questa complessità che rende viva la nostra associazione. E se siamo qui oggi numerosi, significa che la forza del nostro valore fondante supera quella divisiva dei personalismi, e ciò induce, a costo di ogni sacrificio, ad andare avanti. Però devo aggiungere, ben vengano le persone disponibili e capaci di salvaguardare questo meraviglioso bene comune. Mi avvio alla conclusione, ma vorrei ancora un'ultima riflessione vorrei segnalare. Ripercorrendo la nostra storia, appare evidente in tutta la sua importanza il buon rapporto con gli amministratori comunali. Citerò solo i sindaci che si sono susseguiti in questi 25 anni: Vito Antonio Bonasora, Francesco Iudice, Pasquale Lo Iacono e Giuseppe Lo Vascio. Con loro c'è stato un rispettoso reciproco riconoscimento che ha generato una costante sinergia positiva. E devo aggiungere che non ho mai percepito l'ingerenza della politica nella gestione dell'UPTE, e credo proprio che questo abbia favorito una libertà di pensiero e forse anche è stato motivo di longevità. E oggi, nel solco di questi favorevoli rapporti, ringraziamo l'attuale amministrazione comunale, in particolare il sindaco Giuseppe Lo Vascio e l'assessore Katia Sportelli, per aver accolto l'invito a patrocinare questo evento e favorito la pubblicazione dell'annesso libro, che vogliono essere la testimonianza di un percorso, un omaggio a quanti hanno prestato la loro opera. Questo per noi rappresenta anche un invito a proseguire, e per quanto possibile faremo in modo che il nostro cammino non si fermi qui. Continueremo a lavorare per fare dell'UPTE un aggiornato contenitore culturale con un'offerta formativa di qualità, continueremo a promuovere la cittadinanza attiva e a difendere quel senso di comunità inclusivo e solidale che ci contraddistingue, e auspico che contraddistingua tutti i cittadini della nostra bella Conversano. Buon 25° anniversario a tutti.